Bella a tutti ragazzi, sono Federico e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi in questo video, come da titolo, vi mostrerò delle Yeezy comprate a 50€, più precisamente 59,90€. Diciamo che negli ultimi tempi, con le ultime release di Yeezy, una attaccata all'altra praticamente, ho fatto scorta, c'è poco da fare, soprattutto delle ultime qua sotto la carta da fornaio, ovvero le Blue Tint. Tra l'altro colorazione molto bella, una delle ultime colorway, anzi proprio la ultima. Però ora è arrivato il momento di mostrarvi queste Yeezy a 59,90€. Quindi adesso prendo la scatola di Adidas e le vediamo assieme. Eccola qua, la scatola di Adidas. Adesso ve la apro e vediamo assieme queste Yeezy, ultimo modello. Un po' difficoltoso aprirlo tutto lo scatolone, comunque sia. Adesso spegniamo la cordicella e vediamo il contenuto. Mi sto dando il scatolone in faccia, qua ci stanno i vari documenti, le ricevute, gli scontrini e poi qua le Yeezy da 59,90€. Adesso vi starete chiedendo di che colorway si tratta e come ho fatto a pagarle solo 59,90€. E ovviamente, essendo questo un canale di streetwear, d'abbigliamento e lifestyle, potremmo dire, cerco di portarvi anche sempre cose nuove da farvi scoprire e anche un po' di senso critico per farvi analizzare nuovi pezzi di streetwear, moda in generale e sneakers. Infatti, queste Yeezy a 59€ cosa sono? Eccole qua. Forse le avete riconosciute? Ovviamente non si tratta di Yeezy. Tutta questa parte iniziale del video era per mettervi hype a proposito di queste, che forse avete già viste perché ne hanno parlato pure su siti specializzati come Snobbity, Hypebeast ovviamente, ma anche gruppi streetwear su Facebook e vari forum. Si tratta della copia, però chiamarla copia è brutto perché è più che altro un rifacimento con altri dettagli, con un altro stile, un altro design, da parte di Zara delle prossime Yeezy che usciranno nel 2018, ovvero le 500, chiamate anche Desert Red, completamente ispirata da quelle Yeezy, ma anche a tutto il mood di cui vi ho portato anche le Yeezy 700, le Wave Runner, la settimana scorsa, tutto quel mood di chunky shoes, dead shoes, appunto scarpe ciccione da un design tipicamente anni 90. Questo è appunto il modello proposto da Zara per questo genere di scarpe e costano appunto 59,90€ per avere una scarpa che, vi dirò la verità, è la prima scarpa in vita mia che compro da Zara e sono fatte bene, c'è poco da fare, sono veramente fatte bene per quello che costano, 59,90€, fatte in Cina se non sbaglio, sì, made in China è scritto. E niente, 59,90€ per queste scarpe che a livello qualitativo, adesso vediamo i dettagli più da vicino così vedrete che non sto dicendo una cavolata, a livello dei dettagli non levano nulla, a livello di cuciture, paneling e tutto, non levano nulla una scarpa magari della Nike che costa 150 o 190€, insomma su quel range lì. Analizziamo un attimo il mood di queste scarpe, appunto scarpe da papà americano anni 90 che si ritrova nel giardino la domenica a girare le salsicce sul barbecue acceso, però c'è poco da fare, sono belle, sono fighe, sono fatte bene e appunto riprendono tutti quegli stilemi delle scarpe che vanno per la maggiore adesso tra i giri fashion, quindi che possono essere Ralph Simons, Oswego, le fila Disruptor che ho anche io, che però adesso non so, sono tipo nel marasma di roba, di scarpe una sopra l'altra, quindi non ve le posso prendere. Anzi sì, facciamo che adesso ve le vado a prendere, almeno le vedete una accanto all'altra. Eccole qua, vi ho fatto questo sforzo titanico solo per voi, i miei iscritti, per appunto prendervi dal mio armadio delle scarpe, delle mie scarpiere, queste due altre paia di scarpe chunky, clunky anche dette, vedete? Stessa wave, su quella wave anni 90 papà americano. In alto abbiamo le trainers di Zara, che appunto vi ho portato per questo video. Nel mezzo abbiamo le Oswego, queste sono una delle colorway più rare e più ricercate, ovvero le chalk, questo color crema con le bolle rosa in mezzo.
E poi altra scarpa cicciona per eccellenza, le Fila Disruptor 2, che adesso vanno per la maggiore. Nasce come scarpe da donna, ma adesso stanno facendo anche le size da uomo. E quindi adesso avete visto anche più da vicino la wave stilistica, che ha ripreso anche Kanye, ovviamente, sia per le Yeezy 700, di cui vi ho mostrato il video delle Wave Runner, e qui nell'angolino vi metto anche la thumbnail anche a fine video nel caso vi siete persi il video, e poi appunto anche le Yeezy Desert Rat, Rapto del deserto, Topo del deserto, che escono l'anno prossimo e che potete acquistare, furbo Kanye, con questa mossa secondo me geniale, oltre al fatto poi di presentare la collezione mettendo gli scatti dei paparazzi che avevano fatto a Kim Kardashian, la moglie, mentre indossava i pezzi della Yeezy Season d'abbigliamento e anche le scarpe. Dunque, con queste due mosse geniali ha rivoluzionato il proprio sito degli supply e costringe appunto la gente a comprare anche l'abbigliamento, un top, un pantalone o degli shorts assieme alla scarpa per un totale di $800. Ora però appoggiamo queste altre due scarpe ciccione e veniamo ai dettagli di queste trainer di Zara da €59,90, in modo che vi possa anche far vedere la fattura, la qualità di queste scarpe made in China. Ecco le scarpe più da vicino, vediamo un po' i particolari. Allora, qua tutti questi pannelli cuciti, mi sembra parecchio bene, non ci stanno sbaffature sulle cuciture. Questo pezzo sembra plastica gommata, che aderisce molto bene col tessuto sotto, vedete, sembra quasi termosaldato, ma presumo sia incollato. Anche qui su questo paneling in pelle, probabilmente è finta pelle però al tatto, tutte cuciture fatte super bene. Pezzi in camoscio, sembra il camoscio che utilizza Nike, che in realtà non è camoscio, Nike Adidas, non è camoscio ma è tipo pelle di maiale a brasa, che dà questo effetto simile al camoscio. Qui ci stanno tutte delle righe, vedete, proprio nel tessuto, è come se sia stato pressato il tessuto, vedete questa maglia, questa rete di poliestere, in modo che venissero questi tratti scavati. Anche qua sul davanti della tomaia tutto precisissimo, fatto veramente bene. Qua la suola vediamo che è stata incollata, ma non esistono sbaffature di colla. Giusto qui un pochino, ma proprio pochissimo. Qua, perfetto. La suola è abbastanza semplice, molto liscia. Secondo me quando piove, se uno se le mette, poi fa certi tracolli per terra scivolando. Però, come avete potuto vedere anche voi, scarpa che a livello di manifattura è veramente fatta benissimo per quello che costa, perché vi ricordo si tratta di un prezzo di 59€, che al giorno d'oggi non ci compri manco un paio di Vans old school. Eccoci qui, dopo aver visto i dettagli vi siete accorti, penso, di quanto siano fatte bene rispetto al prezzo. Dunque un ottimo rapporto qualità-prezzo, certo poi bisognerà vederle quanto durano al piede, però dato le cuciture e la colla utilizzata penso che saranno molto resistenti e che dureranno nel tempo. Spero di avervi fatto incontrare con un mood nuovo che non era mai stato trattato su YouTube Italia, appunto con le scarpe ciccione anche a basso prezzo, che è un mood che va fortissimo, uno stile che va fortissimo ultimamente nel mondo della moda, nelle sfere fashion. E questa Yeezy da €50, come vi ho detto nel titolo, secondo me si abbina perfettamente appunto a questo stile che è molto anni 90 ma anche abbastanza ricercato se viene vestito nel modo giusto. Ovviamente non indossate queste scarpe con un paio di pantaloni skinny, per carità, ci vanno dei pantaloni un po' larghi con un fit magari anche un po' a zampa d'elefante, in tal caso spaccherebbero veramente tanto in un outfit di questo genere. Questi saranno un ottimo acquisto se volete avvicinarvi a quello stile, volete provarlo senza però spendere troppo appunto con un paio di scarpe come le Ruff oppure le Yeezy 700 Wave Runner o le Yeezy Desert Threat. Quindi €59,90, che secondo me l'entry level per avere una scarpa di qualità, anche se fatta comunque sia in Cina, a poco prezzo e per assaggiare, per tastare
quello stile, se fa per voi o meno, spendendo poco. Che dire ora, spero che questo video vi sia piaciuto e spero di avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo, un po' fuori dagli schemi. Ci vedremo le prossime volte sempre qui sul mio canale YouTube. Mi raccomando, ho lasciato il mio link al mio Instagram, seguitemi, trovate il link sia in descrizione al video che nel commento pinnato in alto. Troverete anche il mio negozio Big Cartel, in cui metto in vendita i miei pezzi, tutta roba venduta da me, che non metto più, o magari roba proprio nuova che non indosso, quindi fateci un giro sul mio sito Big Cart. Come pagamento potete utilizzare PayPal, e in più vi ho lasciato anche il link di uno dei gruppi di streetwear che trattano dello streetwear e della moda in generale più grande d'Italia, ovvero Drag Fashion Club, quindi se vi piace questo mondo mi raccomando dateci un'occhiata e iscrivetevi. Commentate qua sotto al video e fatemi sapere se vi piace questa nuova wave, questo stile che ormai è imperversa di sneakers ciccione anni 90, e commentate anche a proposito di questo rifacimento delle Yeezy 700 da parte di Zara. Noi ci vedremo le prossime volte sempre qui sul mio canale, mi stanno cascando le sneakers dalle mani. Da Federico per oggi è tutto e bella a tutti.